Siamo nella sede centrale di Liberbanca, il sesto gruppo bancario nazionale, con il dottor Alessandro Vandelli, il suo amministratore delegato. Alessandro Vandelli è uno di questi, alumni star, studente della nostra facoltà, un percorso importante nel campo bancario e finanziario e ora capo di Biper. Biper è una banca importante, l'anno scorso ha festeggiato i suoi 150 anni, una banca di respiro nazionale, ma con un forte legame col suo territorio, lo ha aiutato a svilupparsi economicamente. Prima di passare la parola ad Andrea Prandi, vorrei però citare un fatto che ho trovato frugando nella storia di Biper. Il fatto è il seguente: nel 1923 la banca, grazie ad un finanziamento, salva l'Università di Modena dalla chiusura per il basso numero di iscritti. Se oggi Limore vive e ha 24.000 studenti, forse lo si deve anche a quel prestito. Grazie di per banca. Andrea, a te. Dottor Vandelli, intanto buongiorno, grazie per la disponibilità. Io direi di partire da una cosa che mi ha colpito leggendo un po' il suo curriculum, insomma una crescita tutta interna alla banca. Quali sono le differenze che ha trovato nella banca in cui è entrato e oggi? Cosa è cambiato in questi anni? Tengo presente che io sono entrato in questa banca nel 1984, quindi ho fatto veramente un percorso molto lungo. Il rischio è un po' come avviene nella propria vita, di non accorgersi dei cambiamenti, perché sono un continuo giorno dopo giorno. In realtà, diciamo, credo ci siano alcuni eventi, cambiamenti molto rilevanti. Ma un primo che riguarda invece Biper, credo che sia il cambio di prospettiva e di dimensione, perché quando sono entrato la nostra dimensione era ancora una dimensione molto locale, quindi Modena era un peso predominante. Oggi siamo il sesto gruppo bancario italiano, siamo presenti pressoché in tutto il paese, quindi è una prospettiva completamente diversa. Ma quali cambiamenti più rilevanti si sono manifestati? Io credo il passaggio da una vigilanza che era Banca d'Italia alla Banca Centrale Europea. Oggi dialoghiamo con la BCE ovviamente in inglese, questa è la lingua ufficiale con cui ci esprimiamo. Quindi un cambiamento davvero importante che incide anche nell'organizzazione del nostro lavoro. L'altro invece, ancora una volta tipico della nostra realtà, è stata la trasformazione in SPA. Ma diciamo i due elementi di stretta vicinanza con i territori in cui siamo presenti da un lato e di una banca che vede nell'attività creditizia e non nella finanza il cuore del proprio lavoro sono due tratti distintivi che non sono cambiati nemmeno di fronte al passaggio sotto la BCE e alla trasformazione in SPA. Qual è il ruolo del sistema bancario per la crescita di un'impresa? Qual è stato e qual è oggi il contributo che una banca come BPR può dare a questa crescita? Che aiuto può dare una banca all'impresa? Ma guardi, in primo luogo vorrei sottolineare un aspetto. Noi ci siamo trovati ad operare inizialmente in un territorio come l'Emilia-Romagna, per la capacità straordinaria degli imprenditori di questa regione, noi ci siamo trovati paradossalmente a correre dietro questi imprenditori che non stavano fermi, cominciavano a sviluppare un'attività di esportazione in primis in Europa. E quindi quasi capovolgo l'affermazione, sono state le imprese con le loro richieste ad obbligarci a crescere. Ecco, dall'altro lato credo che oggi fermo restando l'assoluta preminenza dell'iniziativa dell'imprenditore e della dinamicità che in tanti queste imprese in Emilia-Romagna, ma non solo, hanno dimostrato, ovviamente avere a fianco un sistema bancario che li supporti è fondamentale. Sostenere ad esempio alcuni settori come quello del tessile di lamiera, ma ancora più quello della ceramica, se non ci fosse stato un sistema capace di sostenere queste loro esigenze, forse oggi non avremmo un sistema che ha prodotto risultati straordinari oggi tra i leader assoluti di mercato in un comparto complesso come quello della ceramica. Quindi dà un bel voto a queste imprese, dovendo dare voto. Ma guardi, io credo che all'imprenditoria italiana, vista da questa prospettiva, si debba dare un voto alto. Poi non voglio dire se 8, 9, 10, ma si pone in una fascia alta. Noi abbiamo oggi imprese che
che sono in grado di esportare l'80-90% del proprio fatturato. Io credo, soprattutto per le imprese che stanno crescendo, anche qualche presenza stabile sui mercati esteri a un certo punto diventa indispensabile. Non riesci a seguire i mercati soltanto stando nel tuo paese. In questo senso credo che avere un'idea anche di presenza stabile all'estero, guardando un po' le prospettive, possa essere un elemento strategico molto importante. Le vostre risorse migliori da dove vengono? Qual è il contributo? Cioè, probabilmente l'università, abbiamo qui un rappresentante, il professor Bursi, da lì si pescano molte risorse, ma qual è esattamente il bisogno che una banca ha verso le risorse e come si devono formare queste risorse, secondo lei? Il fatto di essere in una città dove ha sede l'università, dove ha sede oggi un dipartimento di economia di grandissima qualità, è un vantaggio. Devo dire che noi riceviamo sempre studenti con ottima preparazione, con ottima qualità. Diciamo che credo che l'apertura all'esperienza internazionale diventi sempre più importante per questi giovani. Quindi, così, se guardo un po' in prospettiva, il fatto che facciano esperienze ovviamente molto forti in questa università, ma che si guardino anche e abbiano l'occasione di vivere magari qualche momento all'estero, quello che ritorno a casa con un'esperienza aggiuntiva, con una migliore qualità e forse anche con una migliore possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Quali sono, diciamo, tre consigli, per essere pratico, che potrebbe dare a questi neolaureandi, diciamo, per muoversi anche sul mercato? Io credo che il primo aspetto è che questi ragazzi devono avere il coraggio di seguire la propria ispirazione, la propria idea, e su questo devono veramente spendersi. L'altra, devi mantenere costantemente una grande curiosità e interesse, cioè oggi la formazione non finisce con l'università. L'altro, la terza caratteristica, secondo me, è l'apertura all'innovazione e al cambiamento. Noi, per esempio, oggi abbiamo bisogno di giovani che, quando parliamo di digitale, sanno di cosa stiamo parlando, sanno portare un loro punto di vista e forse un punto di vista che è ancora migliore di quello che possiamo portare noi dal nostro interno. Allora, coraggio, diciamo, curiosità, apertura al cambiamento, credo che siano le caratteristiche da privilegiare, ma da tradurre infatti in atti concreti, in quello che stai facendo prima all'università e poi nel mondo del lavoro. Quindi, se dovessi dare un consiglio invece non agli studenti ma all'università e ai professori? Credo che abbiamo la fortuna di avere un'università in generale e un dipartimento di economia assolutamente di grandissima qualità. E credo che lo stimolo sia quello di non fermarsi mai, il fatto di proporre indirizzi nuovi, articolati, offrendo opportunità ai nostri studenti di fare diciamo queste attività anche all'estero, credo oggi siano un valore aggiunto e fondamentale. Invece, che cosa si ricorda di allora che vorrebbe che restasse nel tempo in qualche modo? Ma io devo dire che quello che ho sempre trovato nell'università, accanto alla preparazione, alla professionalità, perché senza quella non si va da nessuna parte, è, diciamo, un approccio da parte dei docenti di grandissima disponibilità e attenzione verso le persone che vanno a studiare. I professori non stanno soltanto alla cattedra e c'è un diaframma verso gli studenti, ma c'è una grande disponibilità coniugata con la professionalità, e credo sia un fatto estremamente importante. Il paese dimostra un po' di difficoltà. Le imprese sembra che siano in ripresa, poi ci abbiamo dei segnali di rallentamento, ci sono dei segnali, insomma, contraddittori. Sullo sfondo le persone cominciano a essere preoccupate. Come vede realisticamente saranno i prossimi anni per le imprese e per gli italiani? Credo che si faccia fatica a lavorare in un clima di incertezza, di non chiara linea e direzione, qualunque essa sia, mi viene da dire. Questo forse è la richiesta più forte che viene dal mondo delle imprese, viene anche dal mondo delle banche. Però io sono fiducioso di fondo, nel senso che vedo un'imprenditoria sana, dinamica. Pensare che in un momento in cui abbiamo avuto le difficoltà enormi nel settore dell'edilizia, delle costruzioni,
nel 2017 gran parte delle aziende ceramiche hanno fatto i più bei bilanci della loro storia, vuol dire che è successo qualcosa da un punto di vista imprenditoriale, perché se no questo non sarebbe stato possibile. Dobbiamo essere più bravi a fare il sistema, dobbiamo essere bravi ad accelerare e credo anche di avere giustamente un quadro complessivo più favorevole che ci aiuti a lavorare con maggiore tranquillità e con la capacità di programmare il nostro futuro. Credo che siamo fuori da questa fase più acuta e possiamo guardare la crescita e lo sviluppo. Grazie professore. Direi che possiamo ringraziare il dottor Alessandro Valdelli per questa piacevole e amichevole conversazione. Oggi credo che abbiamo bisogno di giovani che sono il presente e il futuro di questo paese, e questo paese ha bisogno di un futuro migliore. Questo futuro è in mano nostra, ma soprattutto in mano di giovani.